Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, in questo video ho selezionato due accessori tech che non mi faccio mai mancare e sicuramente li avrete intravisti perché li tengo qua alle mie spalle sulla scrivania. E sono due accessori tech che non mi faccio mai mancare durante le mie trasferte lavorative, di cui utilizzo ogni santo giorno, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Prima di andare avanti con questo video voglio ricordarvi che i due accessori tech che vi mostrerò in questo video fanno parte delle mie video recensioni e il link li trovate qua in basso nella descrizione, ma detto questo possiamo andare avanti. Come uno dei miei primi accessori tech porto con me lui, il power bank della Seeker da 16.800 mAh. Sì, è vero, 16.800 mAh non sono proprio effettivi, però riescono a caricare quasi due volte il mio smartphone e mi salvano da quelle situazioni di batteria scarica, e porta con sé tre caratteristiche che per me sono fondamentali. Come una delle prime caratteristiche fondamentali è sicuramente la sua resistenza. Come potete vedere da questi clip video, nonostante gli urti, graffi e cadute, riesce ancora a funzionare e riesce a ricaricare tutti i dispositivi che io vado a collegare. Un'altra caratteristica di questo power bank della Seeker, che oltre a portare due ingressi USB porta con sé un ingresso USB Quick Charge, ovvero tecnologia di ricarica veloce, ed è settato a 2.1 A. L'altra caratteristica di questo power bank della Seeker è che riesce a ricaricare contemporaneamente due dispositivi collegati senza alcun tipo di problema. È ovvio che quando si sta in trasferta io la sera prima di andare a letto debba ricaricare tutti i miei dispositivi come power bank, smartphone e smartwatch, e non posso far altro che affidarmi a questo caricabatteria da parete della Spigen F207, che con sé, proprio come power bank, porta tre caratteristiche che per me sono molto molto fondamentali. Come una delle prime caratteristiche di questo caricabatteria da parete Spigen F207, che porta con sé la tecnologia di ricarica Quick Charge 3.0. L'ingresso USB è contrassegnato da colore verde. Un'altra caratteristica di questo caricabatteria da parete è la tecnologia IPT, ovvero Intelligent Power Technology. Cos'è? In pratica, non appena viene connesso alla presa di corrente, automaticamente questa tecnologia andrà in funzione e riesce a fornire la giusta quantità di energia ai dispositivi collegati. Un'altra caratteristica molto importante di questo caricabatterie da parete Spigen F207 è che riesce a ricaricare due dispositivi connessi contemporaneamente senza alcun tipo di problema, proprio come il power bank che porto con me. Voglio ricordarvi, proprio come l'ho fatto all'inizio di questo video, questi due accessori, sia il power bank e sia il caricabatteria da parete, fanno parte delle mie video recensioni e il link li trovate qua in basso nella descrizione, e sempre nella descrizione trovate il link d'acquisto su Amazon. Adesso non resta altro che sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se anche voi durante i vostri viaggi o magari durante le vostre trasferte lavorative avete dei accessori tech che non potete proprio farvi mancare. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video, perché a me aiuta molto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, di cui vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale, e i link per raggiungermi sui vari social li trovate sempre qua in basso nella descrizione. E già lo sapete, domenica mattina alle 11, se non avete null'altro da fare, ci vediamo qui sul mio canale YouTube. Ciao!